Amici di Billiard Channel, sperando di farvi una gradita sorpresa, e siccome abbiamo preso da voi un consiglio e preso il là per uno dei tanti ringraziamenti, da uno dei tanti ringraziamenti che ci fate, che ci dite sempre, vi portiamo dentro l'evento. Ecco, adesso vi volevamo portare proprio dentro l'evento, dentro la finale del 25esimo campionato del mondo, in diretta su Billiard Channel dal padiglione Expo di Calangianus. E io per farlo, visto che il mio socio vi sta preparando una sorpresa che tra poco vedrete, io per farlo mi sono preso un semifinalista d'eccezione, la rivelazione, ma rivelazione solo per alcuni, di questo mondiale, che è Severino Marchioretto. Ciao Seve. Ciao, ciao a tutti e buon biliardo a tutti. Allora Seve, abbiamo fatto una bella chiacchierata, una chiacchierata davvero piena di contenuti di vita, di contenuti sportivi, ma adesso in due parole, così, adesso sei tranquillo, è tutto finito, è finita un'avventura bellissima, raccontami un po' questo mondiale, cioè che cosa si prova a giocare la semifinale di un campionato del mondo? Guarda, un campionato del mondo, anche se io non ne ho fatti tanti, anzi per l'esattezza è il primo che faccio, è una cosa particolarissima. Qui devo dire che location fantastica, un'organizzazione perfetta, oserei dire. Poi a me tra l'altro mi piaceva pure il biliardo, pure le biglie, tutto quanto, una sensazione bellissima, ho riassaporato veramente il biliardo con la B maiuscola in mezzo a tutti questi campioni, veramente mi sono divertito tanto, un po' stanchino perché non sono più abituato, comunque tanto divertimento, bello bello bello. Ma lo sai che hai vinto 17 partite di fila? Sì. Ma sai quante sono? No, anzi 16, la 17esima è quella che hai già, ma hai giocato 17 partite vincendone, sì. 16 e con dei risultati, anche non fosse altro il quarto di finale di stanotte, di ieri sera tarda, con Gustavo Longo per 4-0. Io in presentazione ho detto una novità solo per qualcuno, io sono uno dei fortunati, ma senza piangerie, a conoscere Severino Marchioretto, che in telecronaca ho detto si dedica a mezzo servizio a biliardo. Glielo vogliamo dire quanto giochiamo al biliardo, Severino? Ma giochiamo molto poco, molto poco. Spero non si veda tanto, però sì, effettivamente giochiamo un po' pochino. Lasciamo un attimo la parola, sì, a Nicola adesso. Bene. La partita inizierà alle 18.32, quindi da questo momento se rimanete seduti è molto meglio. Ci sarà una piccola presentazione dei giocatori e poi daremo il via all'incontro. Grazie a tutti. Allora il mio socio, parlando con il pubblico di Calangianus, ha chiesto un po' di silenzio, c'è una preparazione per la cerimonia proprio che anticipa e poi concluderà questo campionato del mondo. Poche ore di biliardo, però andiamo, mettiamo il nastro indietro. Ritorniamo quando Severino il biliardo l'ha conosciuto, e non l'ha conosciuto a Santa Marinella, dove vivi da tanti anni, ma l'ha conosciuto nel Veneto. Quindi che biliardo hai conosciuto? A Vicenza. Io fortunatamente al mio paesello Villaverla avevo un club con tanti appassionati. Io ho cominciato a giocare a biliardo ancora con i biliardi con le buche, e per me i vari Attilio Sessa, i Paolino Coppo e questi personaggi qua io l'ho visti giocare. Poi ero piccolo, potevo stare dove mi pareva a me, potevo fare quello che volevo dentro in sala, sicché venivi perdonato. Sì, venivo perdonato in qualsiasi atteggiamento assumessi, insomma. E ecco, è stata una cosa subito forte per me. Ho capito subito, la passione mi ha travolto. Poi logicamente con l'andare del tempo altre responsabilità, altre strade, altre cose, però
sempre qualcosa che mi è restato dentro, insomma, il biliardo. Non te l'ho chiesto prima nella nostra chiacchierata fuori microfono, non ti ho chiesto se hai avuto uno o più maestri, tra virgolette, o se ti sei ispirato a qualche giocatore in particolare, se sì, chi? Allora, diciamo che mamma ha fatto in modo che io sfruttassi al migliore dei modi la mia spugna cerebrale per quanto riguarda il biliardo. Ho giocato con tanti giocatori e anche da piccolo ho avuto la fortuna di giocare in coppia con diversi campioni italiani, a partire da Stoppa, Casarotto, Pavan, Venerando, insomma diversi giocatori. E c'è un giocatore che mi è sempre piaciuto e che ora non c'è più, e si chiamava Nestor Nene Gomez. È sempre stato il mio preferito, non me ne vogliano gli altri, però per me è sempre stato un qualcosa che mi piaceva fin da giovane, insomma. Mi piaceva il gioco, mi piaceva l'atteggiamento, mi piaceva la conduzione delle partite, il braccio, l'umiltà. Ecco, e non mi voglio spingere oltre. Certo. Quindi a un certo punto, quando è che sono arrivate per te le prime affermazioni, le prime gare, la prima voglia di andare a misurarti in gara? Ho cominciato da giovanissimo. La prima partita a boccette a 9-10 anni, la prima gara vinta a 12 anni, per 8 o per 4 giorni ancora avevo 12 anni. Mi ricordo 4 dicembre dell'81, chiusi una partita col biliardo con le buche andando al volo alla Goriziana di lunga biglia e feci il 36 stretto, mancavano 36, pensate che roba. E dopo un quarto d'ora che stavo per l'aria, che mi tenevano per l'aria, il ragionamento mio era: ma se ho vinto io la gara dovrei essere io quello contento, e invece sono più contenti gli altri. Era proprio perché ero piccino. Poi sì, un po' alla volta così, ma diciamo che non ho mai avuto né la volontà né il tempo per dedicarmi veramente al biliardo. Anche se dico la verità, mi ha dato tanto. Beh, e questo penso sia un po' una sorta di piccola laurea che ti ha regalato il biliardo, questa semifinale mondiale, che tra l'altro, guarda, ti ho preparato un regalo, guarda un po' che cosa c'è qua. Fabian, manda pure un po' di immagini, le riguardiamo insieme ai nostri amici, un po' di immagini della tua semifinale. Qui il braccio ha cominciato a risponderti. Qui, steccata perfetta. Iniziamo alle 18.32, ancora 3 minuti. E qui, Seve, che cosa gli vuoi dire? Fermalo pure. Qua, tu pensa che io e Nicola avevi rinunciato a un giro prima, sì, per motivi tattici tuoi. Qua io e Nicola abbiamo detto, visto il punteggio, lo deve forzare. Sei stato fantastico perché ti sei tenuto nella tolleranza dello stretto, proprio perché quel pallino era lì, sì, invitantissimo. Qui secondo me quel braccino che mi dicevi, o a cui dicevi parti, qui stava partendo. Stava cominciando ad andare, sì, anche se ho sofferto più le biglie facili, tra virgolette, perché di facile c'è poco e niente a biliardo, e un po' meno quelle difficili. Non riesco a capire, ma comunque non me ne faccio neanche tanto un problema, insomma. Penso che sia molto legato alle ore di gioco, perché come tutte le cose, e più le fai e più impari a farle bene. Certo. E allora, ecco, diciamo così, il facile, dai, secondo me si soffre un po' di più perché si sa di doverlo fare, sì, il difficile, sì, se vai sopra dici è difficile, certo, faccio un bel respiro, sì, no, e tanto è difficile, è il coraggio di una scelta, se vuoi, ma certo, tanto è difficile, facile sicuramente non diventa. Adesso sentite questo
silenzio in sottofondo, a un certo punto noi smetteremo di parlare, ci dovremmo quasi essere, Severino rimani qua con noi perché poi ci saluteremo a finale iniziata con Nicola, quindi se non hai impegni stai qua con va noi bene. E noi andremo avanti a riprendere in diretta fino a quando non inizierà la partita. Chiaramente quando ci sarà poco prima dell'inizio della partita cederemo la diretta alla la partita alla RAI e noi andremo avanti a commentarla in registrata e come sempre ve la ritroverete pubblicata appena terminata la diretta RAI. Dovremmo quasi esserci, però guarda la cosa bella, vedi il mondiale, la finale del campionato del mondo in un posto di privilegio che vediamo, io e Nicola siamo grati al mondo per questa cosa, perché lo vediamo da qua, che è un posto sì. Eccezionale, sembra di essere in cima al mondo. Sì, da sopra è bellissimo. Ed eccolo lì Nicola. Buonasera a tutti, benvenuti alla finale del 25esimo campionato del mondo all'Expo di Calangianus. Due grandi giocatori, un argentino e un italiano. Dopo 29 anni dalla finale del campionato del mondo del 1993 di Bolivar, ci riprova l'argentino. Un grande applauso per Ricardo Diéguez. Sarteano, soprannominato il cannibale, per l'Italia Andrea Quarta. Può incominciare la finale del campionato del mondo. Grazie a tutti. E allora noi per quanto riguarda la diretta chiaramente vi salutiamo, viene un attimo in primo piano Severino. Severino, tu rimani un po' con noi, aspettiamo che ritorni Nicola, andiamo in registrata e cominciamo a goderci la finale del campionato del mondo. Bellissimo. Per adesso a voi grazie, qualche immagine e poi arriva Nicola e noi andiamo in registrata. Ciao, a dopo. Allora un attimo di stacco, adesso siamo in privato, però sappi che la gente ci seguirà e tanto, diverse migliaia di persone, diverse centinaia di migliaia di persone guarderanno questo filmato. Severino,
potevi essere lì sicuramente, però secondo me in chiusura di quello che ci siamo detti, secondo me la tua laurea il biliardo te l'ha data e questo piazzamento ne è stata la prova. Io ho un augurio che il Severino Marchioretto che conosco io giochi ogni tanto a biliardo e soprattutto una cosa ancora più importante, che porti il suo sapere nel Lazio, in una regione che io ho molto cara, perché come sai per tanto tempo sono venuto a insegnare quello che so, mi chiamavano, quindi probabilmente qualcosina gliela potevo raccontare. Sarebbe bello che tu il tuo sapere, tanto, no, lo trasferissi anche magari alle nuove leve o tu facessi crescere un po' di giocatori, perché sono convinto che tu sei in grado di farlo. Sei convinto anche tu? Io non... Va bene, diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. Sarebbe una cosa bellissima. Sarebbe bellissimo che ci fossero un po' più giovani. Sarebbe bellissimo incrementare la passione di questo sport meraviglioso. Questo è veramente eccezionale. Ti forma la mente, il cuore, è bello. Naturalmente io parlo da appassionato, certo. Non è che posso pretendere che a tutti piaccia il biliardo. Però la prendo un po', te l'ho strappata un po' come una promessa, Severino nel Lazio comincerà da Santa Marinella in là, quindi, e dai miei amici sì. dei Grifoni di Ladispoli, cominciamo da lì. Perché qualcosa sicuramente può venire fuori. E quarta, comincia la finale del campionato del mondo così. Incredibile, ha cominciato dove ha lasciato con te, pari pari. Mamma mia. Allora Nico, se tu vuoi prendere il tuo posto di commentatore, io ho invitato Severino a guardarsi la finale. Sì. Guarda, hai una seggiola comodissima e ti puoi guardare la finale da dove te lo meriti, da questo posto d'onore, diciamo così. Grazie Severino per essere grazie stato a con noi. Davvero. È stato un piacere. Grazie. Benissimo. No, mi stava chiedendo, scusate, riattacco il microfono al mio socio, se sentite un po' di rumore non succede niente, che c'era il mio socio, eri emozionato, Biondi, di la verità che eri emozionato. No, se mi pungevano come no. Se la dovessi giocare io la finale. Esatto. Sei andato, guarda, fuori microfono Severino mi ha chiesto, tutte e due mi avete chiesto come siete andati, benissimo. Allora, Dieguez, giro sullo stretto del castello. Due punti, ma va dietro pallino Dieguez. No, realizza il pallino, ma... 5 punti per lui. Sponde Viglia per quarta. Sullo stretto del castello. Pallino realizzato. Fa classifica. Sono curioso di vedere alle prime realizzazioni cosa succederà nel pubblico. Dieguez in controllo. Guarda, un pubblico calorosissimo di argentini, ma gli argentini hanno scaldato anche gli italiani. Questo sono convinto. Guarda, io faccio una promessa, lo faccio qua sul canale, io ho una foto che mi rimarrà nel cuore quando ci siamo fatti il selfie con il popolo del biliardo, e quello che hanno fatto in quel momento, no, lì faremo un post per tutti, vero socio? Sì. Stasera, quando ci mettiamo nel lettino, ve lo facciamo. Con calma. Con calmissimo. Sponde Biglia per Dieguez. Rimpalla, occasione adesso per quarta. Un fisso dove non ne deve prendere tantissimo Gianluca. No, più che altro è il passaggio dal pallino. Allora. Dillo. Non so con che velocità gioca questo tiro, però dall'impostazione sembra abbastanza veloce.
decide di battere il filotto ad andare avanti. Sfila il pallino 3. Per adesso una finale che non è, diciamo, ancora partita, socio. Sì, aspettiamo qualche conclusione degna di applausi che sicuramente non mancheranno. Dieghez tenta l'angolo di misura. Dieghez intercetta la lunga anziché la corta. Quindi ne deriva fuori uno striscio larghissimo ed angolo a spingere per quarta. Angolo di seconda per quarta. A parificare. 8 punti per il Cannibale e si porta a 20. 20-5 il parziale. C'è un po' di gente, Nico, così a occhio mi sembra che ci sia un po' di gente. È pieno in ogni ordine dei posti, ti assicuro, Gianluca, che l'Expo è stracolmo. L'ho visto dal vivo, te l'assicuro. Arbitri dell'incontro. Ora in questo momento sono due, in questo momento c'è Giuseppe Caristi sul tavolo, eccolo qua inquadrato dal nostro Tom, e Luca Lambro, assistente al segnapunti, e si alterneranno. Ogni due set. Traversino di prima. E 4 punti per quarta. Ottima conclusione di Andrea, che è partito con una bella marcia, 24-5. Si stanno scambiando tante di queste soluzioni. Vediamo se Dieghez ci va veloce dalla lunga. Anche perché alternative... No, va di angolo e pallino da 4, ma lo fallisce, è occasione per quarta. Tu dici abbia tirato giro. Angolo di misura 4? Ho sbagliato di tanto. Allora. Sì. Quarta, va a dare un'occhiata all'arrivo del giro sul pallino. Vediamo se riusciamo a disegnarlo al volo. Manda pure lo strator Fabian. È stato Andrea, sullo stretto, vedrai che qua comincia a ingarruffare. Ah no, guarda, ce l'aveva anche sulla mia linea, ce l'aveva sul pieno probabilmente. Però credo che abbia coperto. Da quella proiezione della palla avversaria sulla lunga, la palla sul giro ingarruffa all'interno della chita del pallino, quindi poteva esserci. Vede solo la parte superiore della biglia forse di Dieghez. Infatti la vede solo per il passaggio che gioca davvero molto bene l'argentino. Ottima difesa di angolo. La forza che gli ha dato. Oddio, probabilmente c'ha spazio lì in mezzo. Ma non credo per lo sponda. No, ma anche soltanto per... Ah no. Sembra puntare no, allora c'è spazio, con l'effetto a sinistra. E quarta. Guarda, quarta! Si prende 3 pinini del castello. Grande partenza per l'italiano, 32-5 il parziale. Quarta che quando stava uscendo dalla presentazione ha tirato sul pubblico e ha detto di fare rumore. Perché gli argentini non sono poi tantissimi. Ma no, sembrano tantissimi. Un casino tanto però. Sono una ventina, fanno confusione per mille. Passaggio difensivo per quarta. Lo tiene volutamente corto a cercare di proteggersi con il pallino. Qui va di garuffa Gianluca, o va sulla palla direttamente? No, va di garuffa. Divisione per Dieghez, ottima.
questa distribuzione. Sai come si dice, Diegues il biliardo lo sa. Severino, ma a te, dal punto di vista anche tattico, come ti è sembrato Diegues? Perché prima mi hai detto, io non è tanto come ha eseguito, ma come ha condotto la partita. Allora, Diegues non mi ha perdonato niente. Ha scelto sempre perfettamente e ha condotto un incontro esemplare. E io ho perso proprio perché non ho fatto la stessa cosa. Ha condotto un incontro perfetto, secondo me. Ed è stato molto preciso, molto preciso. Ancora pallino da 4 per Diegues. Secondo me è partito un po' in sordina Diegues adesso. Andrea sta benissimo e che se mantenga così. Angolo di seconda che è venuto un girone largo e corto per il castello. Vediamo se trova difesa il cannibale e rimane corto. Probabilmente un po' di tranquillità la deve trovare anche Andrea, eh? Questa steccata rimasta dentro, sfaccio per Diegues, buon per Andrea che sono solo 2 punti, c'è l'impatto col pallino, 5 in totale per Diegues. Vediamo se si prende gli stessi tempi che si è preso con Severino, dove non ha lasciato davvero niente al caso. I tempi sembrano gli stessi. Stretta 32 a 14 quarta. Per quarta stretta, 2 quarta, ci sono 2 punti, la vediamo, forzata di 2 e mezzo, vediamo se arriva il filotto di terza passata, rimane sul 2 la biglia, certo, proprio forse 34 a 14 l'ha voluta fare un po' troppo bella. Secondo me non gli è partita Gianluca. Non lo so, vedo un quarto molto teso, anche la steccata di prima è rimasta dentro la stecca, non so se volesse proprio dare questa forza Andrea. Diegues 3 punti. Realizza 3 punti. Quarta senza effetto. Una buona uscita del cannibale. Anche se dovesse vederla. Anche se dovesse vederla Gianluca. Vederla per. Appunto. Non escluderei che andasse di accosto. Infatti secondo me la vede, ma ci fai poco. Già. Cerca di contargli i giri Diegues, ma questa vediamo se arriva, e arriva pennellata. Bravissimo Diegues. Appoggio sulla lunga Andrea, cercherà di attaccarla per non lasciare la bricolla, purtroppo per Andrea questa biglia non riesce a attaccarla, quindi bricolla per Diegues. Questa è la traiettoria che proponi. Sì, una traiettoria di circa mezzo effetto, ore 10. Diegues entra molto bene, fa la barba a 2 birilli. Bricolla per quarta che potrebbe scegliere anche di affondare. Lo farà con ogni probabilità. Sì.
sulla piena, sullo stretto, e porta la biglia di Eggers praticamente in buca. Buona. C'è tensione, eh? Sosh. Non ti è ancora passata la tensione della presentazione. Passaggio pallino da 4 forse. Tra te e Luchino Lambro vi potevate dare la mano allora. Sì, sì. Intanto un buon pallino da 4. Sono lucido nel vedere i tiri, ma ancora sono un po' teso. No. Quando li vedi li devi dire, se li pensi loro non li sento. Gancio per quarta. Se cerca 3. Il pallino, quarta, e ai. Offre l'opportunità a Diegues di accorciare le distanze. Sì, è ufficiale. Abbiamo un Andrea teso, molto teso. Di seconda Diegues a incandelare dal centro, vola via il filotto, realizza 6 punti in seconda passata, altri 2 in terza, in totale fanno 8, 37-29. Adesso quarta, vediamo se parte il braccio esplosivo del cannibale. Seconda e terza per lunga lunga centro, quarta solo 2. Vediamo la forza della bianca se risale, tanto da non perdere uno scatolino, addirittura pure uno spondapalla. Ho idea di no. Lo scatolino non lo so, ma lo spondapalla non ci ausilia neanche la vista dal vivo. Diegues si è spostato proprio per andare a vedere questa possibilità. Secondo me lo scatolino ce l'ha. Gli deve passare molto, molto vicino all'andata, sì. Scatolino che sull'eventuale stretto gli può portare in dote anche un pallino 3. Ed è molto facile farlo stretto. E invece... E allora ce l'aveva al limite, sai Nico. Doveva tornare tanto. Infatti io pensavo che gli desse l'effetto per tornare indietro. Per questo che ho detto che era facile fare il pallino 3. Invece lui l'ha giudicato con poco effetto. Sì, la contropartita allo spondebiglia, c'era la palla alzata a questo livello, quindi non era uno spondebiglia comodo. Andiamo quarta. Sforza, questo fa difficilissimo Andrea, fa lo stretto senza rimpallare ma sfila lungo. Sfaccio per Diegues. Due ci sono, vediamo se si apre a filotto, e questa viaggia da filotto. 39 pari. Un Diegues sornione che ha aspettato l'errore di quarta per farglielo pagare, fa un po' parte della caratteristica del suo gioco, quello di fare inesorabilmente, sistematicamente il facile. La risposta di quarta, non e Andrea, si fa attendere. Andrea giusti 8 di seconda, 8 punti per quarta, 47-39, e si è acceso, si è accesa questa finale del campionato del mondo. Giro per Diegues. Va a viaggiare molto bene. E solo il rosso per Diegues. 10 punti. Mette la freccia. 49-47 per l'argentino. Caro Nico, dico la mia. Ci vorrà un grande quarta contro questo Diegues. Un grande quarta. Garuffa per quarta. Sul largo riesce a contenere il gioco in difesa, tre sponde di calcio oppure bricolla, non so se veda, no, va di tre Diegues. Si palla praticamente sul birillo rosso, questa è stretta però, eh? Sullo stretto e la lascia lì Diegues, regala 6 punti a quarta, quarta va a 53. Set e via libera. Una valutazione fatta da Diegues un
po' così e così, secondo me. Se l'è anche guardata relativamente poco. Set point per Andrea Quart. Due ci sono. E giù il pilastro! 1-0 per l'Italia. Per Andrea Quarta. Ha sfruttato immediatamente l'errore dell'argentino. Severino, ma un po' questo errore di Dieguez ti ha fatto un po' arrabbiare, che dici? Ma l'ha guardata poco, non forse ancora appagato del tiro precedente, non lo so, mi sembra strano da un Dieguez una cosa del genere. Tant'è che non è costato un tiro, è costato un set. È costato un set. Un po' l'hai fatto il pensiero, ma a me non me lo potevi fare un errore così. ho fatto tanti pensieri, ma me li tengo per me. No, dai. Va bene. 1-0 intanto. Cosa ne pensi fino a questo momento di questa finale? Guarda, secondo me andrà in progressione. Andrà sempre meglio. Perché ho visto che già Andrea ha riquadrato subito il braccio, Dieguez l'ha trovato. Vedremo una bella finale. Questo secondo me sarà l'unico set anomalo, viziato, come vogliamo chiamarlo. Staremo a vedere. Grazie. Intanto aspettiamo di ritornare la diretta Rai, quindi ci sarà sicuramente una pausa pubblicitaria in questo momento. È per questo che Andrea sta aspettando. Socio, fatti vedere un attimo. Sono un po' bianco. Sei bianco? Portaci in diretta. No, bianco così non si vede, dai, con queste luci. Sono ancora un po' emozionato dalla presentazione. Una figata pazzesca studiata da Bianchi. Che ha detto tu lo devi fare, io proprio io. Che chiaramente ci ha detto tutto negli ultimi. No, ma guarda, meno male me l'ha detto quando siamo tornati qua verso le 5:20, perché se lo avessi saputo alle 3 ti dovevo legare a letto, sì, ci sa che non venissi. Ciao, no, dai, è stata una bella presentazione, dai. Mamma Teresa e papà Nino c'erano a vedere. E ho provato a avvertirli, ma erano fuori. Se la rivedranno poi, dai. Bene, bene, la rivedranno. Tanto era in diretta anche sul nostro canale, perché fino a un certo momento siamo rimasti in diretta anche a noi. Faccio la stessa domanda che ho fatto a te, che ho fatto a Severino, la faccio anche a te. Come la vedi questa finale? Ma senti, vedo un quarta molto teso. Un bel errore per quarta, quello di Dieguez, perché non lo vedevo molto concentrato Dieguez, o perlomeno molto concentrato lo vedo sempre nel solito modo, sembra che sia a giocare al bar. Anche prima della finale le raccomandazioni che gli erano state fatte per l'ingresso e tutto con l'arbitro, come se non tu lo dicessi neanche a lui, proprio tranquillissimo. Io non ho mai visto, mentre a quarta gli noti una certa tensione e quant'altro, Dieguez sembra che sia a fare una partita al bar. Poi dopo, infatti, inaspettatissimo quell'errore, perché aveva fatto un bel 10 prima. Ecco, pensare che Dieguez possa lasciare una biglia di tre sponde e regalare 6 punti è totalmente un regalo. Quarta poi l'ha capitalizzato subito, è riuscita a vincere. Però ecco, buon per quarta che Dieguez abbia fatto quell'errore. Vediamo se Dieguez se lo dimentica subito. Partiamo da questo 2-3, mandiamo pure lo Strator in diretta, Fabian. Andiamo la forza di questa 2-3. Sembra rimanere dentro. Sì. Ok, non ha dato più di tanta noia, perché dopo aver perso un set così sul colpo, anche se vede Andrea. Ah, penso veda qualcosa di pelo, esatto. Pelo, ma non pelissimo, gioca il pelo dentro il castello e la mette lì al posto del rosso, anzi meglio per quarta. E qui dovrà dare 2 Dieguez, non credo che ci proverà neanche. Sì, l'unico lato positivo per lui è che il pallino è ancora in posizione d'acchito, quindi probabilmente può pagare qualcosa con quarta, però
la palla in mano che si deve guadagnare, ma non sembra intenzionato andarla in mano. Ma ci va di 4? Vabbè, non la tirerei neanche morto questo. Poi deve passare all'interno del pallino, il passaggio c'è, eh? Però guarda un po' che passa, è larga questa. E la prende, la prende Dieguez e fa anche il pallino da 3, credo. Non so se è stato chiamato il pallino da 3. Sì, sì, l'ha fatto, ha fatto anche 3. Che uscita di Dieguez. Che giocatori, ragazzi, che giocatori. Che cuore Dieguez. Mamma mia. Mamma mia. Incredibile. Caruffa per quarta, che sta sull'ingresso. Vediamo come impatta il pallino. Lo impatta dalla parte sinistra, si sposta un po' la biglia bianca. Dieguez secondo me andrà un filottino di una passata, quello che ha tirato nella semifinale con Marchioretto, e l'ha presa grossa, l'ha presa grossa e ha fatto il 4 della Goriziana. Però stecca bassa così, eh sì. Si appoggia alla sponda corta o quasi, e qui c'è da stabilire. Batte la raddrizzata da prima, seconda e terza, sì, sì. È partita forte questa con questo angolo. Ecco, quarta deve abbassare i toni dell'incontro, non li deve alzare. Magari una la può provare per vedere se, come sta, se prende un po' di vantaggio, però quarta non si deve incaponire su queste conclusioni, perché prima nella semifinale precedente gli è venuto tutto, ma deve avere la forza di capire che se non parte, pazienza, c'è altro. Due punti per Dieguez su questo filotto, perdonato l'errore di quarta. Bravo Andrea. Risponde palla. Risponda palla. Andrea sullo stretto. Un po' timida. Però non credo che Dieguez tiri le sette sponde, credo tiri. Tira il giro, ci mette sotto la stecca di giro. Gli piace il giro, sì. A Dieguez qua. Il pallino gli dà una mano. Bella steccata e partita. Mamma, cosa gli è partito. Mamma mia, che lavoro. Quattro punti, vediamo se arriva anche al pallino. C'erano 118 metri tra le due biglie. Andrea, con pazienza, passaggio difensivo. Ed è un gran bel passaggio. Bravo Andrea. Diminuito la forza, è stato sul grosso per non far arrivare la palla battente nell'angolo e non pagare lo spondebiglia. Andrea fa bene ad abbassare i toni dell'incontro. Errore di Dieguez. E qua quarta ce l'ha. Qua deve affondare Andrea. Seconda, terza dalla grossa. Così Andrea. Via così il filotto Andrea. Di seconda. 10 punti e difesa centrale. Bravissimo quarta. Fa goloso Andrea quarta. E si carica anche il pubblico dell'Expo di Calangiano. 15-9. 1-0 Andrea quarta. Quarta che si è sbloccato. Non fa una piega Dieguez. Qua Andrea ha a disposizione una porzione di biglia. Vediamo se può ricavare l'angolo di seconda con l'arrivo per il pallino per la steola. La steola, sì.
Partita una bella steccata da Andrea. 4 punti. Vediamo se prende la lunga o la corta. Ha preso praticamente la buca. Buona uguale. Ha fatto Steola. Ha visto dopo quel passaggio Gianluca, si è guadagnato quel filotto e anche questa. Altro che. Quindi deve tenere i toni bassi, aspettare il momento giusto per la colpitura. C'è tempo per andare in colpitura. 3 per Dieguez. Sembra messo dritto praticamente il cappello da prete. L'angolo traversato. Quarta lo gioca meravigliosamente bene. 6 punti per Andrea. Sponde palla per Dieguez. Buona. Andrea non si deve innamorare di questo pallino da 4. Vediamo se ce la fa a farlo di lunga lunga. No, l'angolo per lunga lunga non penso ci sia. Lo pizzica, potrebbe farlo. Vediamo se lo pizzica davanti. Bravo, perché però guarda dove ha parcheggiato la biglia di Dieguez. Impone, il problema era questo Gianluca, poteva lasciare sfaccio e filotto e pallino da 4, però ci deve mettere, deve mettere sotto la stecca Dieguez. Dieguez, bella steccata, sarà fatta ritornare solo 2 punti per Dieguez. Anche questa la steccata di assoluta una qualità, qualità importante. Dall'angolo Gianluca, a vederlo così sì, angolo di seconda, la prende grossa, vediamo se farà il pallino da 3 magari dopo aver toccato la gialla. Sa che rimpalla sulla gialla sì. Ma se fa il pallino da 3, 32 quarta 14, qui si doveva fidare quasi a prendere la lunga, sì, se lo sceglie a quel punto lì. Contava secondo me che si chiudesse un po' di più anche su un impatto grosso. Travezzino di prima per Dieguez. Gioca di misurissima all'Argentina. Sul largo non realizza nessun punto, ma difende. Al volo Andrea per il pallino da 4. Sai cosa ho notato dagli argentini? Che non ho visto la solita, tra virgolette, esasperazione della... della misura, loro invece che sono maestri in questo. Non abbiamo visto misure alla Nene Gomez, va per intenderci. No, ma di 2 a mo' di 3 Andrea non si fida ad andare. Graffia davanti e andrà in difesa. Non lo so, non credo Gianluca. No, la vedo tanto correre, siamo un po' al limite, ma credo sia rimasto dentro. Stavo fosse più lunga. Risponde di calcio, un tiro che lo ha tradito nel primo set, lo ha fatto una bellissima rimonta di Dieguez. Ancora sul largo, questa era ragione del tiro. E costringe quarta ad andarci al volo. Effetto, ma per quarta trova rimpallo. Sì, un angolo che aveva proprio il rimpallo insito. Dieguez, angolo a spingere. Doveva prendere proprio l'ultimo spicchio di corta per realizzare il rosso, però un buon 2 perché alla fine muove la classifica.
qui Andrea di mezzo colpo dalla lunga, di mezzo colpo dalla lunga, specialità della casa. Sì. Intercetta troppo grossa, una giocata più sull'ingresso che per farla di 4, però si è tutelato cercando di alzarla un po' la forza per eventualmente, qualora l'avesse presa da 4, di farla. Sì, insomma, no, non mi sento di dire tiro sbagliato, appena no, difettoso, no, di forza. Giro a passare dentro con la sua, attenzione, ne beve 8 Diegues. Ne beve 8, attenzione, quarta ringrazia, e soprattutto qui il cannibale ha l'opportunità di un traversino di prima e pallino da 4. Incitamento nonostante la bevuta di qualche argentino per Diegues. La prima volta che vedo uno sguardo così a Diegues. E qua la paga carissima. 6 punti di Castello e 4 di Pallino. 50-16, pazza della seconda, avanti quarta. Seconda palla di effetto buono. Bravissimo Diego. Che risposta! Che risposta dopo l'errore! 8 punti di effetto buono per Diegues. Che carattere! Alla ricerca del pallino da 4, Andrea Quarta. Prende davanti, prende un buon pizzico per di porta. Guardato la bricolla, decide poi di andare sulla palla. Se di striscio di misura, passa ancora. No, va per il pallino da 3 e la ricerca della steola. Peccato per Diegues perché l'ha preso pienissimo. La sua l'aveva condotta anche molto bene nell'angolo. Gli ha rifatto il tiro di prima. Anzi, è puntato quasi meglio di prima adesso. Ce l'ha proprio a sfilare nella buca Andrea. Andrea ne realizza 4, vediamo la forza se costringerà stecca alta Diegues. E credo proprio di sì, Gianluca. Ma sei sicuro? Dallo strato sembrava di sì, no, invece no, ce l'ha. Stecca bassa. 54-27. Sponda palla per Diegues, addirittura larga, aveva addirittura il massimo ingresso. Pallino per quarto. No, secondo me va di pallino da 4. Sì. Pallino da 4 è fattibile, cioè, poi ci si mette vicino. Poi deve uscire l'argentino. Peccato che quarto questo pallino lo porta quasi in buca, quindi poco marcabile, ma 58 pesano. Qui si prende un rischio chiaramente Diegues. No, tirato sfaccio e pallino da 4. Vedere se l'allontanava, ma non ce l'ha fatta. Sì, dai, l'ha dato perso questo set qua. Quarta, 2 a chiudere per andare sul 2-0. E 10 punti per quarta. 2-0 Andrea Quarta. Mai soprannome fu più azzeccato. Severino. Dimmi. No, dimmi tu, perché ci hai giocato tu con Diegues prima. Sì. Ho giocato con Diegues e si è acceso? Sì. Prova. Ho giocato con Diegues. Si sente, scusami, si sente il microfono? Ok.
quello in versione più punitiva. Va bene, ci sta. Il biliardo lo sappiamo, è così, e questa è sempre una finalissima dei campionati del mondo, ragazzi. Devo dire, Andrea sempre sopra le righe e Dieguez un po' sotto, diciamo. Comunque, ti aspetti la reazione di Dieguez? Io non vorrei sbilanciarmi. Prova. Ok, sì, ho ritorno. Dicevi okay, del ritorno di Dieguez? Stavo dicendo che adesso Andrea ha visto, insomma, diciamo, l'andazzo di questa finale, e secondo me Dieguez ce l'ha ancora più dura di quando ce l'aveva in partenza sullo 0-0. Certo. Andrea sta giocando bene, e non lo so, però c'è da dire che è un giocatore con un'immensa esperienza. Staremo a vedere. Dai, ci rivediamo, allora ci rivediamo alla fine di questo set. Perfetto. Tanto 5 pari il parziale. Bricolla per Andrea Quarta. Apre sul largo. Perfetto Andrea. Due a scendere per Dieguez. Prende un atomo di palla. E difende con un po' di buona sorte. Vediamo che porzione di lunga vede, perché a questo punto credo che stia vedendo. Ci sta un po'. Ci si sta un po' innamorando, Andrea, di quella battuta. Però decide che c'è. Ha tornato indietro per l'angolo, allora? No, aveva proprio l'incastro, ha tirato l'incastro per il giro stretto. Perfetto. Bella uscita da parte di Andrea. Dieguez risponde alla bella difesa di Quarta con questo bella due sponde a scendere. Cosa la vede? La vede? Se la vede piena, vede il giro. Ho fatto prima, no, io la domanda.
se no lo... secondo me può tirare anche il giro stretto a fare buca buca, andare di sponda, bello tranquillo, sullo stretto fa anche il 4, pensavo ne vedesse di più, se no fa questo, voilà Andrea, 4 punti e difesa diagonale. Però ancora Andrea ne ha voglia di guardarsele tutte, non è mono tentativo. Di parabola, parabola complessa, passare tra birilli e pallino. Sfilerà lungo. Qui Andrea credo che giochi un pelo di biglia a girare. Questa no. L'attacca, Nico. C'è anche il pallino da 4 battendo il traversino battendo dalla corta a girare. 8 punti per quarta, vediamo se fa anche il pallino. Il pallino non lo realizza, ma 8 punti per il cannibale. Cioè, secondo me Andre deve essere conservativo, ma non si deve castrare, cioè non deve limitare completamente quelle che sono delle esecuzioni su cui lui ha delle medie impressionanti, no Nico? Sì, sì, io non la vedevo, mi sembrava che fosse un po' più vicina a sponda e un po' più angolata. Girone per Dieguez, a richiamare, bene. Questo è bello. 8 punti, vediamo se il pallino lo aiuta a difendere, buon per quarta che gli sfila accanto ma non lo realizza. Non ha avuto modo di portare nel quadrato superiore ma la di sua calcio biglia. Va bene, cioè non inventi niente, un po' di taglio contro, la forza se la prende da sola la palla. 2 punti e quando hai fatto male hai fatto così. Al volo Dieguez. La intercetta di 2. Questa rimane corta. La scomodità chiaramente per Andrea. Ne abbiamo visto fare delle cose egregie con il rastrello e lo steccone. Secondo me prima prova la sua chiaramente. Qui prova, innesta alla barda spaziale 1 e vediamo, però mi sembra già abbastanza convinto della lunghezza della prolunga. Quarta, 2 ci sono, e ce n'è altri 10. Vediamo se c'è anche la difesa centrale. Fa voloso Andrea Quarta, 10 punti e si scalda il pubblico italiano. Qui ha un colpo d'occhio fantastico, perché noi li abbiamo proprio sotto qui, praticamente il pubblico lo possiamo toccare con le mani. Dieguez. Al volo non si salva Dieguez, non realizza neanche 2 punti. Qua il giro passa. Il giro c'è il pallino proprio in pieno, a qualsiasi forza penso. Anche il pallino da 4 e appoggiarle giù c'è Gianluca? Ma io penso giochi una sorta di accostino vicino al pallino da 3, così esattamente. Bravo Andrea, bravo Andrea. No, la cosa buona è che ha cancellato la sponda corta. È vero che non c'era il pallino da 3, l'avrebbe dovuta rovesciare, quindi rischiava il rimpallo anche senza effetto. Gliel'ha giocato accanto, soluzione umile, molto bella. E Dieguez altrettanto umilmente realizza il pallino da 3. 29-16.
Ancora pallino 3. È realizzato. Trentadue sedici. Ancora tre? Ancora tre, sì, credo. Ma ci arriva? Che ha badato e molto quarta, a non rimpallare, ma... E quarta adesso ci fa vedere se l'angolo traversato lo gioca bene anche dall'altra parte. Da questo lato, sì. Questo è appena da allargare, quindi anche qui ce l'ha ad andare dentro la buca con la sua. Vediamo se riesce in questa manovra. Certamente l'ha abusato. Allargato troppo. Vedo il mio socio gesticolare ampiamente. Ha ingaggiato il duello con la mosca. Eh sì, c'è questa mosca. Ma gliel'hai fatto vedere il cadavere di quella là che è ancora lì da ieri, faccio per dirti. 32 a 16. Sponda bilia per Dieguez. Ecco Andrea, se vede un po' di bilia sicuramente andrà sempre alla ricerca di quel pallino da 4. Pallino 4. Otra deve mollare con non tantissimo effetto, eh. Ma questa si molla un po' fare, da sola, sa fare di giro questo, esatto. Pallino. Peccato. La forza era quella, probabilmente avevi ragione tu, che una sporcatina di giro buono. O perlomeno quasi senza, un velo proprio. Doveva andarlo a creare questa carambola, perché sostanzialmente è una carambola. Tre sponde. Dieguez cerca di aprire questo sfaccio. E lo apre molto bene, realizza solo due punti di Castello. Passaggio in mezzo, sfortunatissimo l'argentino. Che alla finale del campionato del mondo dà un po' noia. No. Effettivamente sì. Socio. Qui quarta, se non vede la strada dello striscio... Guarda un attimo, secondo me c'è lo striscio. Vede un grammo. Allora potrebbe giocare il pelo di biglia, appoggiarsi al pallino da tre, cioè solo la bianca davanti a quel pallino. C'è un altro tiro che, vista la vicinanza delle biglie, non è assurdo. Potrebbe giocare anche l'americana, tornare indietro. Ma quest'ora non lo so se... No, non a fare una meraviglia, a buttargliela qui. Cioè, la tua a toccare la lunga, ma passi al rimpallo? No, la tengo meno la mia, cioè non la risucchio, la lascio lì nella zona del vento. Se la gioca, forse la raddrizzata a tornare indietro, a prendere in pallo. Attenzione, tutto bene. No, non deve forzare Andrea, non deve forzare quando non c'è bisogno. Ora è andata di stralusso all'italiano, ma non deve forzare quando non c'è bisogno. Ora, se Andrea non l'ha tirata, l'americana probabilmente non no, ce l'ha vista. Però era... il pallino da tre, appoggiarti lì davanti, giochi solo la biglia bianca, fai tre e la tua batte lunga e ritorna al centro. Non so se ha lo spazio, non so se è d'accordo con te, però non so se ha la corsa la tua, Enrico. No, devi giocare solo la bianca davanti al pallino, non devi salvare il mondo, fai tre e non salvi il mondo. Sì, non è brutto. Seve? Diciamo che se Dieguez gioca così, Andrea si può permettere anche di fare qualche piccolo errore. Non era una biglia semplice quella di prima. Comunque, tutto è bene quello che finisce bene. Eccola qua la qualità, ragazzi. Stretto. Va bene. Sì, però, comunque qualità, perché le biglie sono perfettamente bilanciate. In perfetto stile quarta. Dieguez. Paso doble. Qui era facile. Lunga. Era facile prendere.
non la poteva prendere poi così tanto grossa la distanza dal castello. Angolo, penso, e quarta, tira fuori una steccata punti. Maiuscola, 40-22. Otto punti per il nostro portacolori. Giro per Dieguez. 4 punti per Dieguez. Lui. Vediamo come le bilancia Dieguez. È un parallelismo attaccabile sempre da Andrea. Gioca l'angolo. Angolo e pallino da 4. Entrambi gli obiettivi colpiti. E la biglia di Dieguez va in fondo all'angolo realizzando 2 punti, 6 in totale. Anche questa forzina, caro socio, il banale non l'ha vista neanche da vicino. È ritornata a giocare come piace a te, Andrea. Eh sì, a parte quella quello sfaccio che si era inventato. 4 per Dieguez, ma penso sia corto. Respira Andrea, quarta. Via sul filotto. Attenzione, attenzione, rimpallo, non succede niente. 56-30, adesso il pubblico carica ancora di più Andrea Quarta. Se sei impreciso e questo le prende così, non gli si vince. Quello che ti avevo detto io, Gianluca, non aveva bisogno di rischiarla quella palla lì, perché se quella palla lì beve 10, che ci può stare, lascia tiro a Dieguez, il match si rigira. Sei avanti 10, 32-22, fai 3, vai a 35, poi se Dieguez ti fa 8 di garuffa, 8 di bricolla da tutte le parti, allora quella lì è una rimonta con tiri fatti, non puoi fare niente. Dici bravo. Ma se beve 10 compromette il terzo set, che è chiave di un mondiale. Intanto è andata bene, sì, capito? Sì, è andata straordinariamente bene. Lui ha giocato, ho capito adesso cosa ha giocato, ha tirato, per passare da quel rimpallo lì ha tirato di 4 corse, dalla grossa di 4 corse. È un tiro di chiusura quando l'avversario è a 59 e tu sei a 50. Candela di misurissima per Dieguez, non la fa. Set point per Andrea Quarta. E tirerà secondo me più il pallino. Sì, qua gioca adesso, può giocare, può giocare quello bendato che vuole. Con una mano dietro la schiena. E chiude Andrea Quarta, 3-0 per l'Italia. Quarta a un passo dalla vittoria del campionato del mondo. Nico, la domanda a Severino te la lascio a te, perché io so già chiacchierato. Intanto sa che Dieguez ha chiesto una pausa, no? No. Ma Severino, sei d'accordo sulla valutazione che si è preso forse un rischio che poteva evitare? Perché se avesse lasciato poi un colpo, una bella entrata a Dieguez, un set che fondamentalmente stava conducendo molto bene, lo poteva compromettere. Allora guarda. No, davanti. Accendi il microfono di Severino. Lo faccio io. Vai, è aperto. Vai. Allora, io e Gianluca avevamo valutato anche uno striscio, una figura,
però sentendo il signor Biondi dire che avrebbe tirato quel 3 di pallino là, devo dare pienamente ragione a te, perché quello era il miglior tiro da fare, non serviva a forzare niente, non c'era bisogno. Il fatto che gli debba dare ragione anch'io, però, ed è vero, mi compromette un'annata agonistica praticamente, perché insomma. Però la chiave è stata quella, Gianluca, nell'errore quarta non ha bevuto e la sua biglia è andata molto in giro per il tavolo e soprattutto non ha lasciato un tiro a Dieguez, perché sai, bevi e lasci un travezzino carico, poi sei 32 pari, sì, sì, 32 pari, tutto quello che avevi fatto prima Stiamo andando, ma in diretta anche dentro alla sala, perché sento un eco di ritorno. Fabian, puoi controllare? È l'eco della... Assolutamente. Perché? No, sono assolutamente d'accordo su quella scelta. Perché, e adesso la domanda mia. No, volevo aggiungere solamente che poi non vai 20 pari per meriti, ma su un errore tuo che ti può pesare nel corso del match. Sì, effettivamente a mente fredda. 2-0 per Biondi, dai. Tocca dire quello che è giusto. C'è una cosa, lui, te lo dico già, sperando che tu inizierai a frequentare il circuito, sì. Lui a parti invertite non ci darebbe mai ragione. No, anche perché io quel tiro non lo so tirare, quindi non lo tiro. Cioè, no, sono più avvantaggiato. No, a parti invertite, dico, su qualsiasi scelta. No, cioè, invece no, Gianluca. Già mi hanno parlato del carattere dei Biondi, sì, che già sono preparato. Allora, siamo 3-0 e adesso com'è questa finale? Pensi a un 4-0 o pensi che ci possa essere la... Vedi il 4-0? Io vedo il 4-0. Andrea è un animale nel tavolo, parlandosi chiaro e tondo. E purtroppo per Dieguez, lui ha lasciato la possibilità di sbrigliare questa matassa. Ecco, questo giocatore non puoi lasciarlo libero. Così, no, bisogna sempre tenerlo. Devi pressarlo continuamente se vuoi avere una speranza di poter vincere. Beh, allora vediamo nel prossimo set. Vediamo come andrà a finire. Io penso che il 4-0 sia alle porte. E non dico altro. Forza Italia. Grazie Seve. Adesso siamo a quello che potrebbe essere l'ultimo set di questa kermesse mondiale. Garuffa per Andrea Quarta. Vediamo se Andrea parte bene, due punti. Vediamo se Andrea riuscirà a rimanere tranquillo, perché sì, lui è il cannibale. Però questa è la finale di un campionato del mondo, quindi bisogna anche cercare di stare tranquilli. Garuffa per Dieguez. Dieguez intercetta il pallino da 3. L'unica cosa che forse doveva badare di non fare. Scuote la testa Dieguez. Traversino per Andrea Quarta. Gioca la Z. Ma secondo me gioca di calcio. Ah, addirittura di calcio. Bravo Andrea, tre birilli. Entra subito alla grande anche nel quarto set. Lui di solito avvezza alla Z. Certo, un rammarico davvero importante. Quella trasponde di Dieguez nel primo set. Un trasponde di calcio ha cambiato, potrebbe aver cambiato, almeno potenzialmente, l'esito di una finale del campionato del mondo. Gancio per Quarta. Anzi no, dalla lunga, per evitare di impattare il pallino da 3. Andrea! Dalla luna Andrea Quarta! Mamma mia! Dalla luna! Altri 8 e sono 16! Anzi, 18 per Quarta.
di candela di effetto a tenere, questa forza la può battere anche veloce Diegez per muovere le la acque. Deve battere veloce per, anche per capire un po' come è messo questo incontro. 8 punti per Diegez, vediamo dove termina la biglia gialla. È non una posizione ideale per Diegez, perché qua sta a disposizione un fisso. Ho detto troppo presto a vederla? Guarda, questo un fisso è il tiro pure che, un pallino da tre. È il tiro che bisogna essere lì sul tavolo per capire che cosa vede. A dirti così ce l'ha di colpettino. Ah, neanche, guarda. No, così. Non è va di tre, va il pallino da tre, la sua scivola a lungo. Dici che è così. Vederla dal vivo mi sembra un po' meglio. La sua va in, in corta. Corta, assolutamente. Della ricava Trebirilli, ha cercato una figura con il pallino. 8 punti, punti comunque, vai. 3 marcature da 8 consecutive per quarta. 26-11 qua, imperativo per l'argentino rispondere immediatamente. Solo 2, un errore di Diegez. Solo 2, buon per lui che almeno il pallino lo difende. Però c'è la garuffa per Andrea. Sì, nel massimo c'è. Ingresso quel pallino è messo molto bene. Non l'ha valutato, aveva paura. Stato proprio sul tiro, sai, per mettersi chiaramente a lì favore vicino del pallino, pallino. Sì. Si sono avvicendati intanto gli arbitri al tavolo, adesso sul tavolo c'è Luca Lambro, è assistente. Abbiamo cerca di spingere il pallino sul castello di Diegez, non ci riesce e quarta un'altra occasione di raddrizzata. Eccolo qua, inquadrato. Luca Lambro. Qua tanto prende, guarda, va a fare la sua procedura. Sì, un plauso anche a Luca, perché fino a qualche anno fa, veramente pochi, era un arbitro, ha iniziato la carriera di arbitro provinciale e si ritrova catapultato ad arbitrare la finale del campionato del mondo. Prima pensavo di doverlo rianimare. Bravo Luca. Quarta. Biglie vicine, questa non era facilissima, poi possiamo essere sorpresi perché ha tirato quarta e ha fatto solo 2, però va bene così. Sì, lì il pensiero lo fai anche nell'errore, perché dici, stai a vedere che con la stecca lunga mi si inchioda, allora la morbidisco, prendi il largo, insomma è un essere umano anche lui. 28-16, non punge l'argentino neanche su questa garuffa. Al volo dalla lunga di sinistra Andrea quarta. Quarta non prende. Buone notizie. Buone notizie per quarta. 2 punti perché questo rimpallo porta tutto dentro. Porta tutto al centro soprattutto. 30-16 garuffa. Sfila quasi via la palla Andrea quarta, ancora la possibilità di andare verso una finale chiusa con punteggio netto. Per trovare un risultato del genere dobbiamo andare nel 2003 a Legnano, la finale tra Crocifisso Maggio e Gerardo Mascolo. Sullo stretto Andrea realizzerà forse il pallino. 33-16, ci sta. Sponde biglia per Diegez. Ben giocato. Torna in difesa, attacca la sua biglia alla lunga.
io penso Andrea che andrà in appoggio, farà arrivare la sua biglia fino alla sponda lunga di destra su uno sponda palla. C'è un po' di pericolo per il pallino, proprio. No, però ma la vede. Allora la vede per il pallino. Secondo me più di così non la vedeva. Ma noi passavamo con la linea, giuro, noi con la linea dello strato non passavamo sul birillo, però. Gancio per Diegez. Ben giocato, ma non arrivano birilli per lui. Punteggio sempre fermo a 16, quello di Diegez. Sponda biglia, c'è un pallino a largo per quarta, che potrebbe dargli il più 20. Entra troppo Andrea, vediamo il termine corsa. Attenzione, traversino per l'argentino. Qui prima o poi arriva un po' di tensione. Deve stare tranquillo Andrea. Decide di un passaggio. Attenzione, ce l'ha anche Diegez. Notizia migliore per quarta non ci poteva essere, perché è un traversino per quarta. Sì, sì, questo ce l'ha bello a 3,5, quindi. Forse guarda, può arrivare anche al pallino da 4. Lo dicevo, si forza tanto, ma starà normale, penso. Due ci sono, 10 anche. Quarta perdonato nell'errore, quarta invece non perdona. 43-18, quarta a 17 punti dal suo secondo titolo mondiale. Giro per Diegez. Segno anche lui. E qui formazione che vince non si cambia. Alla regola va di calcio anche qua Andrea. Anche se lui queste Z qua le tira volentieri. Infatti. Sullo stretto quarta. Vediamo. Attenzione, Andrea. Gialla alla corta. La bianca alla corta. Quello che chiamano il bello della diretta, caro socio, non ci posso credere. Sono saltate le immagini a pochi tiri dalla finale del campionato del mondo. Sì, chiaramente non c'era mai successo, giustamente il caso vuole che ci succeda alla finale del campionato del mondo, però chiaramente per offrirvi anche il nostro commento di questa finale che ci avete chiesto in tanti, tra l'altro ve ne ringraziamo, quindi abbiamo trovato un escamotage, dai. Esatto. Ci sono state fornite le immagini a Rai che noi commenteremo esattamente dal punto in cui ci siamo interrotti, quindi dal traversino che avete visto qualche istante fa di Andrea Quarta sullo stretto. Le immagini, chiaramente, essendo della Rai, e per offrirvi comunque il rumore del pubblico e quindi riportare il pathos della finale, avranno anche in sottofondo il commento di Enrico Cattaneo e di Massimo Guggiola. Noi volevamo completare la nostra finale e l'unico modo è stato questo, quindi sono delle immagini che hanno già un commento sopra. Quindi si riparte dal tiro di Diegez. Vedo un Andrea. Punteggio 46-23 per quarta, raddrizzata sotto sponda per l'argentino Diegez. Vediamo se riesce a rientrare. Lui molto abile in queste esecuzioni. Ne realizza 6 Diegez, si porta a 32. Vediamo la forza della gialla, se terminerà dietro al castello in difesa. Sembra un po' lunga. Opportunità frontale per Andrea Quarta, che ha 17 punti dal titolo, 3-0 il parziale per Andrea Quarta. Però deve stare attento Andrea, deve riuscire a controllare la tensione. La tensione figlia di 14 anni di digiuno dall'ultimo titolo mondiale conquistato a Sarteano.
Qui vedete tra l'altro quello che vi abbiamo raccontato nella nostra intro, qui succede qualcosa, vedete i nostri tecnici, l'angolo di destra, quello è Tom che sta dicendo è saltato tutto. Angolo per quarta. Sullo stretto due punti per il Cannibale che non difende, solo due punti si porta a 45, però ancora la biglia di Diegues quasi attaccata alla sponda corta. Tanto una bella immagine del pubblico, ecco un vice campione del mondo inquadrato nella sinistra, Sandro Giacchetti, abilissimo nelle conclusioni di sponde biglia in tutto il mondiale, è un po' una firma argentina questo tiro, Riccardo Diegues. 45-32. E non stavo parlando a caso, guarda che bella conduzione delle veglie, a meno 13 dal Cannibale. Quarta qua in questo momento è chiamato quasi a un miracolo a salvarsi, per salvarsi da questa biglia. Eccolo qua ancora inquadrata la tribuna con Giacchetti. Una buona, tutto sommato una buona esecuzione, considerata anche la posizione del pallino che ostacola e non poco la traiettoria del giro. Giro che da quella posizione deve battere per il piano del castello intorno al 20. Il pallino ostruisce completamente la strada. Infatti molto probabilmente ci andrà di calcio di Diegues, decide di andare di due. Effetto buono, corta lunga. Sta sul largo del castello, porta in apertura le biglie, dovrebbe essere riuscito a difendere. Difende molto bene Diegues. Quarta in una delle specialità della casa, il 2 al volo veloce, lui che ha anche delle percentuali realizzative importantissime su questo tiro. Forza controllata per Andrea, vediamo se riesce ad arrivare in difesa con le biglie. Ottima opportunità adesso per Diegues. Si era vista adesso, cioè era partita leggermente corta rispetto alla forza che assegna sistematicamente a questo tiro. Giro. Il campione salentino. Giro per Diegues con la forza della sponda corta, c'è anche quel pallino che lo può aiutare in difesa. Il giro è stretto, il pallino lo realizza, quindi non difende. Se gli è saltato un po' addosso, non ha proprio congelato lì la palla. Il giro è risultato stretto, fuori il braccio per quarta. Meno 10 per Diegues, 45-35, quarto set. Qui era proprio impostato per questo, nelle idee di Andrea c'era il 7 sponde passante probabilmente. Piccola smorfia da parte di quarta che si rende conto che non ha sfruttato un'occasione importante e ne lascia a sua volta una a Diegues per impattare. Qui tensione palpabile. Luca Lambro alle spalle di Riccardo Diegues a controllare l'operato. Una bella immagine di Andrea quarta. Di seconda marca. Vediamo se passa, non passa dal rimpallo, solo due punti per Diegues, sospiro di sollievo per quarta e di tutto il pubblico italiano che... Eh sì, questo poteva fare male, male, male veramente. Vediamo se tira fuori una delle specialità della casa Andrea e la tira fuori, e capolavoro di Andrea quarta. La stacca questa biglia, 10 punti per quarta, si mette a 55, a meno 5 dal titolo. Della liberazione. E qua ci voleva, guardate il viso di quarta come cerca di rilassarsi. Cerca un po' di serenità quarta per cercare poi di esplodere, di sperare di esplodere nella gioia della vittoria. Si mette a meno 5 dal mondiale quarta, 37-55 al volo di Diegues. E Diegues qua non si salverà, vediamo come terminano le biglie. Quarta a disposizione sicuramente un pallino da tre che farebbe sicuramente classifica e lo porterebbe a solo un birillo dalla vittoria. Vediamo cosa sceglie Andrea, in questo momento sceglie la tensione, non sceglie lui sicuramente, deve stare attento. Tutti pronti con i telefonini Gianluca per immortalare il momento, ma giustamente quarta. Bravissimo Andrea.
con pazienza realizza 3, si mette a meno 2 dal titolo. Con pazienza e straordinaria lucidità che ci vuole in un momento di questo tipo, penso. non lo sappiamo. Fino al campionato del mondo. Socio. Allora, l'angolo di... Angolo per Dieguez, non realizza nessun punto. Però dai, la sua biglia si attacca alla sponda corta. A disposizione un altro pallino da 3 per quarta. Vediamo se ha pazienza Andrea di fare tutto ciò che ha fatto fino adesso, di andare a montare la sponda la stecca lunga. No, si mette di fianco al biliardo. Gianluca. Ah, ci arriva. Sì. Pallino che non è grossissimo, no. Perché è quasi in mezzo al tavolo. Infatti passa nel vuoto, ma tutto sommato una buona esecuzione. Avrebbe potuto anche trovarlo da quell'angolino. Americana, sì, sì. Ha pazienza Andrea, in altri momenti forse non avrebbe avuto una pazienza così, e Andrea sta coronando un mondiale incredibile per lui, dove abbiamo visto il miglior Andrea, l'abbiamo visto detto tante volte, la versione 2.0 del Cannibale. Di striscio Dieguez, vediamo se riesce a fare Steola a questo punto. E non ci va dietro il pallino, ed quindi è match point. Match point per quarta. Qui stanno tutti pronti con i telefonini, gli spettatori. 58-37, solo 2 punti a quarta per laurearsi per la seconda volta campione del mondo dopo il 2008 di Sarteano. Vediamo se si potrà ripetere nel 2022 a Calagiano. E chiude quarta, sì, è campione del mondo. Questo liberatorio di Andrea Quarta, campione del mondo, campione del mondo. Eccolo il Cannibale, si spengono le luci del palesco di Calagiano e si accendono i fuochi artificiali. È lui il campione del mondo dopo tanti tempi. Dalla gioia per fa voloso Andrea Quarta, un grande mondiale per lui, anche Daniele Monterreali che si complimenta in piedi con lui e tutto il pubblico gli dedica una giusta standing ovation. Guardate, che bella emozione, è fantastico. Eccolo lì l'abbraccio di Daniele Monterreali, il nemico amico con cui ha fatto tantissime battaglie sul tavolo verde. L'organizzazione di questo mondiale, Paolo Scaramuzzi, il presidente Mancino, il sindaco di Calangianus, e adesso la processione dei saluti al campione del mondo. Una grande vittoria per Andrea Quarta, che ha fatto praticamente un percorso netto dopo l'ottavo di finale. Tutte le ultime 4 partite vinte, tutte 4-0, è stato veramente un mondiale fantastico per noi, per Calangianus e soprattutto per questo signore che sì, si è meritato davvero la vittoria. Ecco l'abbraccio di Gustavo Torregiani, la più bella partita del mondiale probabilmente, quella tra lui e Andrea Quarta. E adesso parte il coro dell'Italia del mondiale del 2006, giustamente. L'abbraccio all'organizzatore Paolo Scaramuzzi, al presidente Andrea Mancino, in questa splendida cornice, Calangianus, patria del biliardo davvero in questo periodo, un'organizzazione incredibile. Ecco l'Arianna che arriva con mamma Ioanna dal papà, campione del mondo. Eccola qui l'Arianna, come la bimba e la compagna di Andrea. Delle immagini bellissime. Questa è veramente fantastica, questa immagine. Come fantastica è questa bimba, che è di una bellezza inaudita. Assolutamente sì. E allora noi che tiene la stecca in mano di Andrea. Da solo, è veramente tutto molto bello. È stato veramente bellissimo questo mondiale. Delle emozioni infinite, Gianluca. Beh, per noi sicuramente. Adesso Andrea andrà alle interviste di rito con Enrico Cattaneo. Noi invece vi salutiamo, vi ringraziamo, ci scusiamo per il contrattempo, speriamo di aver fatto cosa gradita nel riproporvi questi momenti di finale. E vi dico una cosa, anche se è una post-produzione, perché giustamente ve l'abbiamo detto. Mi sono rimozionato un'altra negli volta. Negli ultimi tiri ci siamo rimozionati davvero. E allora noi ringraziamo tutto il nostro team che rende possibile queste magie. Lì dietro c'è Mirko Bianchi, che stamattina stava pensando a come poter fare.
tutto il nostro team, diceva Mirko Bianchi, Fabian Hart, Trom Ruban, la responsabile delle comunicazioni, Valentina Spada, il mio socio Nicola Biondi, questi due ragazzacci che cercano e provano di raccontarvi con allegria e con un po' di competenza tecnica il ogni il tanto biliardo. Quando capita ogni tanto ci mettiamo anche quella. Noi vi diamo l'appuntamento quindi alla prossima stagione, ripartiremo con il grande biliardo da Arco di Trento e quindi aspettateci lì, anzi aspettateci qui, aspettateci su Billiard Channel, sul canale del biliardo. Ciao a tutti. Ciao.